fa. Parliamo adesso di una patologia che è molto diffusa. Dato che ci sono di mezzo le allergie, sarà un problema che interesserà sempre di più la sanità italiana nei prossimi anni. Sto parlando dell'ipertrofia dei turbinati. Benvenuto, molto piacere di avere il dottor Lino Di Rienzo Businco, che è il direttore di Otorino Laringoiatria all'ospedale Santo Spirito di Roma. Grazie mille per essere Grazie qui a voi ad Ippocrate. Del gentile invito. Allora, innanzitutto, i turbinati, ne sappiamo molto sul naso, poi ce ne interessiamo soprattutto da un punto di vista estetico, no? Quello che ci dà fastidio magari è la gobbetta, ed invece nessuno pensa mai a la questa funzione. Parte importante della funzionalità del Dice naso. A che servono? Una cosa molto vera, dottor D'Amico, perché in effetti i turbinati sono una preziosa struttura in grado di umidificare l'aria, di filtrarla, di condizionarla, di veramente... e condizionarle in maniera meravigliosa, e soprattutto quando questi turbinati si ipertrofizzano, si ammalano a motivo delle allergie, come correttamente ricordava, e smettono di funzionare come dovrebbero, smettono di avere la loro funzione di filtro e causano delle patologie. Perché pensiamo alle rinosinusiti. Perché arriva prima nei bronchi, poi nei polmoni, attraverso questo meccanismo, questo filtro, un po' immaginiamo il filtro dell'auto, insomma, no? Oppure del nostro condizionatore. Non in perfetta efficienza. Su per giù, però il turbinato è molto più sottile, e noi abbiamo tre turbinati per ciascuna fossa nasale, con un sottile meccanismo di regolazione del loro trofismo, del loro gonfiore, e quando questo turbinato si ammala mala e si ingrossa, prolassa, incomincia la patologia. L'aria non passa più, è un problema meccanico. Allora, fino a qualche tempo fa, dottor Businco, si andava per le spicce, cioè si resecava il tutto, si tagliava. Sì, una soluzione radicale che privava il paziente di un prezioso alleato contro le allergie e contro gli inquinanti che respiriamo. Oggi preferiamo... Peraltro con la tecnica classica, quella chirurgica, lasciando anche che delle problematiche interne, sì, perché cicatrizzazioni anomale, fastidiosi tamponamenti nasali. Oggi tutto questo, grazie alla tecnica endoscopica, è andato in pensione, e preferiamo erogare delle energie di radiofrequenze di terza generazione a base di risonanza quantica molecolare per sgonfiare veramente come un palloncino che fosse bucato dalla punta di un ago le mucose ipertrofiche e ricanalizzare sia in adulti che bambini la fossa nasale. Questa soluzione non rilascia calore e quindi non crea un processo non termico, un processo senza dolore, soprattutto senza sanguinamento, senza fastidiosi tamponi. Sono degli strumenti a varia lunghezza, a varie angolazioni, con cui è possibile, introdotti all'interno del naso con sottili telecamere come un capello, ridurre il volume dei turbinati ipertrofici senza farli sanguinare, senza danneggiare soprattutto il loro prezioso rivestimento mucoso ricco di ciglia vibratili. Poi un po' come fate con l'angioplastica per liberare le nostre coronarie se si intasano, avete quest'altro strumento, ecco, il palloncino. E questa anche è un'altra cosa molto vera. Abbiamo capito ormai da alcuni anni che l'ostruzione meccanica di famosi turbinati può determinare una stenosi, un restringimento del sottile canalino di drenaggio tra naso e seni paranasali, quindi pensiamo alle sinusiti frontali, ecco, sinusiti mascellari, una volta aggredite con abbattimenti ossei, con interventi molto cruenti, e molto invece, dolorosi, oggi con inserendo meccanismi, con un cateterino, un palloncino che abbiamo effettivamente mutuato dalle angioplastiche coronariche, siamo in grado di gonfiarla a una pressione di 12 atmosfere e dilatare di pochi millimetri i canali di drenaggio dei seni, e quindi risolvere la rinosinusite in un colpo solo. Sono interventi che hanno bisogno di lunghe degenze post-operatorie? Sono interventi sempre eseguiti in regime di day hospital, quindi con una giornata di ricovero, senza necessità di pernottare per il paziente nell'istituto di ricovero, senza rischi soprattutto estensibili ad adulti e bambini, e soprattutto senza la necessità di tamponare i pazienti e senza alcun rischio per la loro salute. Sono interventi del tutto risolutivi, oppure magari con l'età si può riproporre il problema? E con le nuove tecnologie erogate per via endoscopica, mi riferisco alla risonanza quantica di terza generazione, non tutte le radiofrequenze sono identiche, e non è mai successo di dover ritoccare un paziente, come era viceversa quasi la norma con le precedenti tecnologie a disposizione. È sufficiente una
singola applicazione della durata inferiore al minuto per risolvere ipertrofie anche di voluminose dimensioni. Dottor Businco, quei cerottini che alcuni mettono per poter respirare meglio durante la notte, che insomma in qualche modo allargano le narici, rappresentano naturalmente un pochino un palliativo e possono essere utili così nell'attesa di affrontare il problema in maniera radicale ed efficace, come oggi è possibile con le nuove tecniche. Tutto questo ha a che fare anche con il russamento oppure no? Ha molto a che fare con il russamento, se è vero come è vero che il sito ostruttivo predominante della roncopatia, della malattia del russare, è rappresentato nella quasi totalità dei casi dal livello nasale, un'ostruzione nasale a livello adenoideo, a livello dei turbinati, a livello di polipi nasali, va sempre trattata con la tecnica endoscopica, quindi senza traumatismo, senza necessità di ospedalizzazione, anche e soprattutto per risolvere il problema delle apnee notturne che si accompagna al russamento e che è causa di una grandissima morbidità in termini di patologie cardiovascolari, ipertensive o addirittura accidenti cerebrovascolari anche del giovane. Salviamo i matrimoni, andiamo dall'otorino. Allora, grazie anche al dottor Lino Di Lienzo Businco che è venuto a trovarci. Noi Ippocrate dobbiamo chiuderlo qui. www.rainews24.it per rivedere questa ed altre puntate con la nostra piccola enciclopedia online, ippocrate@rai.it per poterci contattare se volete. Io vi aspetto lunedì mattina alle 10.30 su GR Parlamento con articolo 32, sabato prossimo alle 18 qui su Rai News torna Ippocrate, il diritto alla salute. Ciao.